Raggiungila più veloce che puoi. Beh, direi che Albion ha messo le mani sull'intera stazione. Ha preso il controllo dell'intero corpo di polizia. Come a dire, se le tue forze armate private non ti soddisfano, puoi cercartene delle altre. Ma è andato d'accordo coi poliziotti, ma questo è molto peggio. Non temere, cambiano solo le uniformi, le armi d'assalto militari e la tendenza a pensare più al profitto che al bene comune. Ora, per trovare informazioni sullo Spider-Bot, dobbiamo proseguire. Allora, eccoci qua ragazzi, nuovo episodio di Watch Dogs Legion. Non ho parlato prima per evitare, insomma, che... quel sovrapporsi di voci molto fastidioso. Appunto, entriamo nella stazione di Scotland Yard e vediamo se riusciamo appunto a fare questa parte dove dobbiamo essere parecchio stealth, perché sennò ci abbiamo le pizze. Però come la vedo male. Non la vedo tanto bene, ve lo dico proprio. Sì, però dai. Niente. Ci hanno beccato. Vedo un attimino di sviare la situazione, vediamo se. No, niente. Ma hanno beccato, ragazzi. Faccio una finaccia. Vabbè, ci proviamo, dai. Proviamo a difenderci. Però qua ci attacca l'intera stazione di polizia. Procedo. Quello m'ha visto. Niente, m'ha visto. Niente, niente. E dai. L'hai voluto tu. Sì, ho voluto io. Diciamo non è il mio forte. Tiè, si è beccato sta granata sulle gengive da 0 metri, però va bene così. L'ho visto in zona, cerchiamolo. Arrenditi! No, vabbè, non si può fa. Ne perdiamo un altro, però. Rinforzi! Te figurate, sì. No, tocca fare cose fatte bene, raga, se può fa così. Un secondo, ricarico. Non si può fa così. Proviamo a nasconderci qui, magari si dimenticano di noi, ma non credo. Non si dimenticheranno mai di noi perché appunto ci stanno inseguendo. Bene, dividiamoci e cerchiamo. Potrebbe essere ovunque. Ma niente, ma come ha fatto? No, vabbè, è impossibile comunque quando ti beccano. Non è possibile, no. Non è possibile, no dai, non è possibile. Quando ti beccano, cioè, evitarli poi diventa una cosa troppo complicata. E va bene, abbiamo perso un altro e andiamo col prossimo attivista. E vediamo di fare meglio rispetto al precedente. Ragazzi, prima di te è in custodia all'hotel Albion, quindi se non mandi tutto a puttane sei l'attivista del giorno. Ma cazzo, devo sempre fare tutto io? Ok, forza. Da una parte è vero, finisce sempre che utilizziamo lui. Allora vediamo da dove entrare. Mi sono leggermente perso. Che entrata della stazione è questa? Aspettate, però questa è l'entrata
sul retro mi sa che è la migliore per dove dobbiamo andare. Questa è la migliore. Ok. Sì, ragazzi, sono un pochettino scarso, però perdonatemi, ma non sto qui a esibirmi, nel senso, io lo gioco come viene viene. Gli errori ci stanno. Schifo. Yeah. For Creek. Però ho troppa violenza comunque, Con quale violenza gratuita poi, tra l'altro. Ci ha fatto niente quello, potevo evitarlo, vabbè. Allora, niente qui. Allora, vediamo che dobbiamo fare. La stanza dove dobbiamo andare è questa a sinistra. Se ovviamente non ci beccano male. Ok, vabbè, quella la lasciamo aperta. È lo Spider-Bot che stiamo cercando? Stando al numero di serie, si tratta dello stesso Spider-Bot rinvenuto alle macerie del Toan. Puoi capire chi l'ha usato per ultimo? Dirigi lo Spider-Bot fuori da quella stanza. Mi servirà una connessione diretta per scoprire altro sul nostro amico menomato. Ci penso io. Ok, perché se vi ricordate nell'episodio precedente, se non l'avete visto, abbiamo trovato una zampa praticamente dello Spider-Bot. Allora, non ho capito che devo fare. Cioè, nel senso, che Spider-Bot devo utilizzare? Non sto capendo. Allora, quello sicuramente andava aperto. Vedo un attimo raccapezzare, ragazzi. No. Un attimo di... Sono perso. No, non salire lì sopra, che se arriva la guardia, il poliziotto ci becca praticamente in 30 secondi. Aia. Non lo so. Forse dobbiamo selezionare il nostro gadget. Non ho idea. Comunque, ragazzi, a me, al di là di tutto, il gioco, ve lo ripeto sempre, mi sta molto piacendo, quindi lo sto portando avanti molto velocemente. Chiaramente gli episodi usciranno piano piano, perché tempo che, insomma, li gioco, li edito e tutto quanto, un tempo, cioè un po' di tempo ci vuole. Anche perché ho cambiato modo di editarli e di farli video, quindi anche se non si vede, e in questo modo e con questo modo di fare video, diciamo che impiego un pochettino più tempo, quindi l'uscita dei video non sarà molto veloce. Però non ho capito che devo fare, a parte le ciance generali. Però insomma, sul canale ci sono tanti video, se volete vederli fatelo, ci fa piacere. E vi ricordo anche che ogni tanto durante la settimana siamo live. Se volete sapere quando siamo live, seguiteci anche su Instagram, dove ci sono le storie, e venite a sapere magari quando siamo live, se volete fare un salutino e tutto quanto. Allora, forse devo comandare quell'affare. Fatti, controlla. Sono nato per fare l'hacker. 3 ore. Quell'apertura sembra un buon punto di uscita. Quell'apertura. Persino mezzo distrutto e senza tutte le gambe, lo Spider-Bot può saltare e infilarsi però nei condotti. Cioè, più vago di così. È un ottimo metodo per muoversi nella stazione senza farsi notare. Sì, sicuramente, però quello è ma non ho capito quale intendi. Vabbè, dettagli. Mo lo troveremo.
La cosa che mi terrorizza è che abbiamo lasciato il nostro personaggio in piedi. Dovesse arrivare un poliziotto, ci vede che stiamo facendo questa roba e ci sgama. Allora, tiriamo. Ma un'indicazione magari sarebbe pure gradita, no? Sì, direte ragazzi, sono stupido io, però vabbè. Non trovo l'apertura. Dov'è l'apertura? Non credo sia di qua. Allora, tanto tiriamo su quello che può essere utile. Come vedete, scusate, al robottino manca la zampetta. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate del gioco, nei commenti. Ci fa piacere. Se lo avete giocato, come vi è sembrato, insomma, se vale la pena giocarlo o è una schifezza totale. Ripeto, a me ha sempre intrigato, insomma, il brand di Watch Dogs. Ha delle dinamiche che sono molto interessanti. Poi ripeto, questo lo sto vedendo molto più diretto, molto più semplice. La maschera di Dalton. Devono averla recuperata al Parlamento. Forse è l'unica cosa che resta di lui. Ah, ok, il buco era lì sopra praticamente, dove dovevamo andare. Ci ho messo altri 4 giorni. Mi applaudo da solo. Ce l'hai fatta. Ecco, ok. Era qua, semplicemente. Insomma, a me, io sono appassionato di tecnologia, droni, queste cose mi fanno impazzire, quindi mi piace. Hackeraggio, cioè, non che sia appassionato di hacking, per carità, non stiamo qui a pensare che mi piace fa l'hacker, perché a parte che non ne ho le competenze. Che cazzo, è pieno di robaccia. Però dovrei, mi piace. Farti strada a salti per raggiungere il prossimo condotto. Comunque molto educato il nostro amico qua, cazzo. Il nostro Barley. Andiamo. Mi sono perso. Madò. Ma dai. Vabbè, mi sono perso. Aia. Oh, ecco, perfetto, ce l'ho fatta. Ok, altro percorso. Ripeto, fighissimo questo drone comunque, eh. Ah, vedi, sedano. No! Apriti. Ci sei quasi. Prosegui lungo quest'ultimo condotto.
Bene. Molto bene, forse ragazzi ce l'abbiamo fatta a completare questa missione. Ovviamente fra poco ci lasciamo. Non voglio fare episodi troppo lunghi, appunto. Ce l'ho. Sì. Sto scansionando lo Spiderbot e accedendo ai suoi drive. Mentre analizzo i dati, ti conviene darti la gambe, a meno che tu non muoia dalla voglia di spiegare alla nostra violenta forza di polizia privata cosa ci facevi nella loro stazione. Certo, okay. Sicuro. Vediamo dedasse velocemente. Ok, da dove siamo entrati? Usciamo, tanto non c'è nessuno. Il pezzo di Spiderbot che hai trovato ha un modulo GPS satellitare che inviava regolarmente la sua posizione a una stazione di terra. E dove? Dobbiamo arrivare in fondo a questa storia. Ti sto inviando le coordinate della stazione di terra. Ok ragazzi, facciamo così, siccome l'episodio è durato abbastanza, io come sempre vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un bel like, commentare, condividere, attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi gli altri video e supportarci, e noi ci vediamo alla prossima, dove andremo in questa stazione di terra o non so che cosa. Ciao a tutti!